Presidente, seconda edizione di Ciak Irpinia, Montemiletto diventa un po' la capitale del vino. Sì, la capitale del vino irpinio per questi due giorni di attività, 18 e 19 maggio, Ciak Irpinia 2018, una grande kermesse nella quale l'enologia irpina e le sue grandi denominazioni, Greco di Tufo, Fiano di Avellino, Taurasia ed Irpinia, si presentano alla stampa nazionale e internazionale. Com'è l'annata? Ma la 2017 è stata un'annata difficile, diciamo un'annata in cui abbiamo avuto gelate primaverili tardive, abbiamo avuto tanto, troppo sole d'estate, ma tutto questo ha realizzato le condizioni perché ci fosse minore produzione, ma una produzione di grandissima qualità. Le prospettive per il mercato come sono? Ma le prospettive, basta dire che diciamo nel 2017 l'export del vino irpino ha raggiunto quota 20 milioni di euro, avendo diciamo un aumento rispetto all'anno precedente del 40%, di 5,6 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente. Quindi questo la dice lunga su il grande fascino internazionale che hanno i nostri vini. Spetta ai produttori, alla filiera e al consorzio che li rappresenta fare uno sforzo importante di internazionalizzazione delle nostre grandi produzioni agroalimentari. In passato c'erano state un po' di frizioni tra produttori vitivinicoli, sono superate queste divisioni? Ma diciamo è stato compiuto negli ultimi mesi un grande sforzo di riconciliazione della filiera, quindi oggi abbiamo un consorzio di tutela dei vini di Irpinia che rappresenta 530 soci, rappresenta tantissime aziende, dalle grandi, le medie, le piccole, è un soggetto che ha avuto lo scorso settembre il riconoscimento ministeriale, l'incarico di vigilanza, quindi è un soggetto che pienamente e degnamente rappresenta la filiera del vino e attraverso sforzi come questo passa la comunicazione che facciamo alla filiera del vino irpina ma anche al mondo del vino un po' in senso lato delle grandi produzioni che ci sono qua in Irpinia. Questo è un anno importante perché dovrebbe essere anche l'anno del polo enologico. Sì, l'anno del polo enologico è un anno importante anche perché quest'anno si festeggiano i 25 anni della DOCG del Taurasi. A fine anno faremo un evento organizzato dal consorzio per festeggiare questo evento. È evidente che in un grande territorio ogni anno è un anno di ricorrenze, è un anno in cui ci sono degli eventi importanti da mettere in agenda e da portare avanti.